Eccoci con un episodio davvero speciale del nostro canale. Oggi vi porto nel mondo sfavillante dei miliardari italiani, con un focus su come questi colossi dell'economia stanno plasmando il panorama imprenditoriale del nostro bel paese e oltre. Iniziamo con una figura che non ha bisogno di presentazioni, Giovanni Ferrero. Quest'uomo, una vera e propria leggenda nel settore dolciario, continua a dominare la classifica dei miliardari italiani con un patrimonio stellare di 43,8 miliardi di dollari. Pensate che quest'anno ha raggiunto il picco più alto mai attribuitogli da Forbes, classificandosi come la 26esima persona più ricca del mondo e la quarta in Europa. Il gruppo Ferrero ha chiuso l'esercizio 2022-23 con un record di 17 miliardi di euro di ricavi. Ma la novità è che, per la prima volta da quando ci ha lasciati Leonardo Del Vecchio, Ferrero si trova a fronteggiare un rivale degno di nota. Al secondo posto c'è un nome che forse non tutti conoscono ma che sta facendo parlare di sé, Andrea Pignataro. Questo ex trader di Salomon Brothers, fondatore di Ion Group, vanta un patrimonio di 27,5 miliardi di dollari. La particolarità? Negli ultimi 20 anni, il suo gruppo ha acquistato più di 30 aziende nel campo dei dati e delle tecnologie finanziarie, senza mai quotarle in borsa. Ed è la prima volta che entra in questa prestigiosa classifica. E poi, come dimenticare l'iconico Giorgio Armani? Con un patrimonio di 11,3 miliardi di dollari, completa il podio, testimoniando la forza intramontabile del Made in Italy nel mondo della moda. Ma non è tutto. I miliardari italiani sono ora 73, 4 in più rispetto all'anno scorso, e per la prima volta il loro patrimonio complessivo supera i 300 miliardi di dollari. Tra i nomi più interessanti che si affacciano in questa edizione troviamo Giancarlo De Vasini di Tether, con 9,2 miliardi di dollari, e Piero Ferrari, il custode dell'eredità del marchio automobilistico fondato dal padre, con 8,6 miliardi. E poi c'è lei, l'unica donna tra i primi 10, Massimiliana Landini Aleotti, con un patrimonio di 7,6 miliardi, ereditato dall'azienda farmaceutica Menarini. Non mancano le new entry, come Paolo Ardoino di Tether e Ugo Gussalli Beretta, che guida l'azienda di armi più antica del mondo, dimostrando che l'innovazione e la tradizione possono andare di pari passo. E infine, una curiosità, tra i nuovi nomi troviamo anche i 5 figli di Silvio Berlusconi, con patrimoni che vanno dai 2,1 ai 1,2 miliardi di dollari. E mentre ci avviciniamo alla conclusione di questo viaggio tra i miliardari italiani, voglio lasciarvi con un pensiero che mi sta particolarmente a cuore. Molte delle personalità che abbiamo esplorato oggi sono partite da zero, armate soltanto della loro conoscenza, determinazione e della volontà di investire in se stesse prima di tutto. La loro storia non è solo di successo economico, ma di visione e di coraggio nell'affrontare rischi calcolati. Anche il mio canale è dedicato a tutti voi che sognate di scrivere la vostra storia di successo. Qui, vi offro tutte le nozioni fondamentali per trasformarvi in investitori di successo e per aiutarvi a far crescere i vostri risparmi. E vi dico questo da qualcuno che, negli ultimi 12 mesi, ha ottenuto un rendimento superiore al 30%, battendo di gran lunga l'indice Standard & Poor's. Se siete curiosi di scoprire come ho raggiunto questi risultati e volete imparare a fare lo stesso, non dimenticate di iscrivervi al mio canale. Insieme, possiamo imparare a navigare il mondo degli investimenti e a costruire il nostro futuro finanziario, un passo alla volta.